Leggiamo questa mattina dalla seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetti 1 e 2. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. E ancora, sempre in seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Situazione critica. Come si fa a negare la crescita generalizzata della violenza, della corruzione e allo stesso tempo il decadimento morale della società? Sono cose che ci addolorano e ci preoccupano. Alle domande che ci poniamo sulla crescita del male, la Bibbia risponde con il versetto che abbiamo citato poc'anzi. Non siamo forse giunti ai tempi difficili degli ultimi giorni? Chi non si rende conto di questo degrado? Perché nella nostra società non si reagisce più al male? È ancora la parola di Dio a risponderci. Infatti è scritto in 2 Corinzi capitolo 4 versetto 4. Gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo, e cioè Satana, ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quando ci sembra di essere come sommersi da questa crescita della malvagità, se la nostra speranza è legata a Gesù, il nostro Salvatore risuscitato e vivente, non dobbiamo scoraggiarci. Abbiamo certo la nostra responsabilità, ma possiamo vivere in pace se guardiamo a Gesù Cristo. Il mondo va male, il giudizio di Dio è vicino, ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa per introdurli per sempre nella casa del Padre. Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi diciamo che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che viene offerta gratuitamente. Che il Signore ci benedica.